tutti i provvedimenti che ovviamente andranno contrari alla linea 5 Stelle. Io credo che le maggioranze, ci vuole abilità nel saper tenere le maggioranze. Quando tu stai in un governo e vai continuamente contrario ad una forza di maggioranza, penso che la stai invitando ad uscire. Lei è tra quelli sofferenti dunque? Come? Lei è tra quelli sofferenti dunque per rimanere internamente al governo? Esternamente cerco di mantenere il sorriso, ovviamente. No, scherzi a parte, sono tra le persone che reputa sacrosanta la riflessione rispetto allo stare, a non lo stare in un governo che sembra non andare nella tua direzione. Poi ovviamente si vedrà, io rispetterò sempre le scelte che farà il Presidente Conte e il Movimento 5 Stelle. Credo che siamo partiti con un governo che era di unità nazionale, si è tramutato, giustamente forse in parte perché la politica è questo, in un governo politico. Il problema è che le scelte politiche stanno andando contrariamente a quelle del Movimento 5 Stelle e il nostro punto di vista anche contrariamente ai cittadini. Se domani dovesse trovarvi a votare un provvedimento come il DL Aiuti, che oltre a molti soldi per aiutare gli italiani a fronteggiare la crisi prevede una norma sul reddito di cittadinanza, l'inceneritore a Roma, una norma che non mi piace sul super bonus, se voi doveste votare questo provvedimento sarà l'ultima volta, perché ci sono almeno quattro punti che non vi piacciono. Intanto io trovo una forte scorrettezza presentare in un decreto come questo, dove ci sono misure che abbiamo chiesto noi per la cittadinanza, che è veramente in difficoltà, presentare degli elementi di contrasto per arrivare al ricatto, ma se non lo votate andate contro i cittadini. Secondo me in una maggioranza non si sta così, secondo me in una maggioranza le cose si vedono insieme, non si arriva... Scorrettezza, quindi esatto. Una scorrettezza di Chigi. Questo. Assolutamente, io trovo che l'elemento del ricatto sia un metodo parlamentare vecchio, e non era questo l'approccio con cui abbiamo fatto questo governo, ma soprattutto noi abbiamo sempre dimostrato una lealtà che abbiamo anche pagato in termini elettorali, perché è difficile alcune volte spiegarla, che non ci è stata restituita in questo decreto. Parlo di questo decreto ovviamente.